Capisco cosa fa mia figlia. Voleva tanto conoscervi. Isabella, bambina mia, vieni a salutare. È una bambina tanto timida. È sempre chiusa in casa. Non esce mai, niente amici. Non è come le altre ragazze. Sta sempre attaccata a me. Invece, però, quando era piccola, lei era molto... molto estromessa. Ecco, e ora mi domando se non sia diventata un po' troppo... troppo... introversa. Sì. Sì. Sì, 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 ecco. Ecco, grazie. Introversa. Vai, eccoci. Lo vuole un po' di caffè anche grazie. Lì? Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno. Come si chiama lei? Isabella. Eccellenza, vi presento mia figlia. Isabella. Piacere. Complimenti, signora, ma per Bacco è vero, è proprio una bella ragazza, altro che... Sua eccellenza è troppo gentile. Cioè, è una ragazza come tutte le altre. No, non è come le altre, no, stia tranquilla, non è come le altre. È vero che no, di queste cose alla mia età sarebbe meglio non parlare. Ma che dice, signor principe? È proprio alla sua età che gli uomini diventano più interessanti. Isabella! Ma è vero, mamma, lo sai che a me i ragazzi non sono mai piaciuti. Sono così infantili, immaturi. E sarà anche vero, ma il principe potrebbe malinterpretare. Ma cosa vuole malinterpretare? Si figura che questa ragazza è un piacere trovare una volta tanto una ragazza sincera, che dice quello che pensa, insomma, ecco. E anche se era solo un complimento, una volta tanto facciamo finta che sia vero, no? Peccato che non possiamo fermarci di più. Lei non vuole visitare la casa? Ma no, cosa vuol visitare la casa? L'abbiamo vista, ormai è tutto va bene. Mi pare che possiamo andare. Sì, se è per questo, sì, è tutto a posto. E poi c'è un sosma. Est-ce que tu ne peux pas visiter la maison avec la petite? Mais non, il faut pas profiter de notre position. Oh,